Buon pomeriggio a tutti e bentrovati. Un ringraziamento va a quanti di voi si sono collegati questo pomeriggio per ritagliarsi questa finestra di confronto e di approfondimento con Sasha e con i nostri ospiti. Oggi, come sapete, è la seconda tappa di un ciclo di incontri in modalità webinar che abbiamo lanciato con un focus sul PNRR. Abbiamo parlato nell'incontro precedente di transizione green, di transizione verde. Non poteva mancare un secondo appuntamento altrettanto importante sulla transizione digitale, quindi questa trasformazione digitale di cui stiamo parlando tanto sotto appunto la lente del PNRR. Il nostro PNRR, ormai lo sappiamo, sono numeri che conosciamo anche abbastanza bene, indirizza circa il 27% del totale delle risorse alla transizione digitale del nostro paese e circa 40 miliardi alla sua missione 1. Missione 1 che saprete riguarda la digitalizzazione, l'innovazione, la competitività, cultura e turismo. Oggi faremo un approfondimento chiamando chiaramente intorno al tavolo i principali attori del sistema paese che si stanno occupando di accompagnare le imprese italiane in questa trasformazione. Faremo, dicevo, il punto su quelle che sono le opportunità di investimento per le imprese in tema di digitalizzazione, in tema di investimenti in infrastrutture digitali, tecnologie 4.0 e cercheremo anche di fare un po' quello che è l'identikit dell'impresa innovativa, guardando tanto al mondo delle imprese consolidate, quelle un po' più grandi, ma anche al mondo delle start-up. Quindi tantissimi temi, tantissimi argomenti che toccheremo, lo faremo con un parterre d'eccezione, io ve lo presenterò tra un attimo. Prima di farlo vi ricordo come sempre che nei nostri appuntamenti c'è la nostra una piattaforma sulla quale trovate una chat dove potete lasciare le vostre domande, noi le raccoglieremo, io proverò a passarle ai nostri relatori, ma le pubblicheremo anche nei prossimi giorni. So che siete tantissimi, è anche un bel messaggio per noi, per le istituzioni, perché dimostra un po' quello che è l'interesse delle nostre imprese verso le tematiche legate appunto alla transizione digitale. C'è un dato che mi piace ricordare, che è quello legato al 69% delle imprese italiane ha un livello minimo di intensità digitale rispetto al 60% della media europea. Quindi in realtà ci sono dei dati che ci confortano e che ci dimostrano come le nostre imprese stanno salendo con sempre più convinzione su questo treno in corsa. Non rubo tempo all'introduzione, su molti di questi dati sicuramente ci torneremo e li approfondiremo con i nostri relatori. Vi parlavo di un parterre d'eccezione, con noi oggi ad aprire i lavori c'è il dottor Artesi, Recovery Plan Execution Expert presso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Buon pomeriggio, dottor Artesi, e grazie Buongiorno. per essersi collegato con noi e per aver trovato il tempo di unirsi a questa chiacchierata. Dottor Artesi, io partirei con un dato, approfittando anche poi di quella che è la sua esperienza quotidiana nel suo lavoro quotidiano. Guardando un po' all'indice DESI, ma anche un po' alle statistiche, vediamo e ci rendiamo conto come nel nostro paese un problema importante quando parliamo di digitalizzazione legato al capitale umano, quindi alle competenze digitali e quindi dati che ci pongono un po' al 25esimo posto dell'indice DESI 2021 rispetto a 27 paesi. Ci aiuti a capire un po' qual è la fotografia attuale e cosa chiaramente stiamo facendo per correggere un po' il tiro e migliorare un po' questo ranking. Grazie, infatti, innanzitutto buon pomeriggio, grazie per questo invito e per l'opportunità di essere qui. E ringrazio Sace, ringrazio lei per l'invito e ringrazio i partecipanti, Mise, Invitalia, CDP Venture, Dintec, eccetera, anche da parte del ministro Colao che attualmente si trova all'estero e quindi non può essere qui. Il DESI è proprio parte, diciamo, io collaboro col ministro e mi occupo in particolare proprio delle competenze digitali,
per cui il DESI, ecco, è proprio un elemento che avevo anche inserito nella mia presentazione, possiamo andarci subito. Ecco, per chi non lo avesse chiaro, il DESI è l'Indice Europeo della Digitalizzazione e è misurato annualmente, alcuni dati in realtà sono misurati ogni 2 anni da varie fonti, tra cui l'Istat per l'Italia, ed è misurato sulla popolazione fra i 16 e i 74 anni. Il DESI è stato adeguato recentemente proprio per riflettere al meglio diciamo le politiche attuali, quindi PNRR e il Digital Compass, quindi c'è un allineamento adesso molto forte tra il DESI e il PNRR. Ed è calcolato su 4 settori principali, appunto il capitale umano, come diceva lei, la connettività, che è anche un tema importante che riguarda oltre i cittadini anche le imprese ovviamente, l'integrazione delle tecnologie digitali che, come diceva lei, su cui l'Italia ha fatto anche dei progressi recentemente, e i servizi pubblici su cui anche il nostro Ministero sta lavorando. L'Italia complessivamente è 25esima sul capitale umano, ma complessivamente è al 20esimo posto sui 27 paesi. Questi qua sono i dati dell'ultimo DESI del 2021. E in particolare, appunto, guardando al capitale umano, è l'area più critica. L'area più critica perché questi qua sono dati misurati 2 anni fa, quindi adesso nel prossimo anno, nel 2022, a ottobre, dovrebbero uscire nuovi dati post-pandemici. C'è un ritardo forte di 14 punti sulle competenze di base, e su queste, vediamo più avanti, poi si indirizzano alcune delle nostre iniziative del PNRR, ma sono bassi i dati, più bassi dell'Europa, anche su per quanto riguarda le competenze avanzate e per quanto riguarda le professioni ITC, diciamo, quindi le professioni tecnologiche e informatiche. C'è un ritardo anche nel genere femminile, e quindi diciamo c'è un ritardo complessivo un po' su tutto. Se guardiamo alle altre aree del DESI, vediamo che anche sulla connettività, che è parte anche questa delle nostre misure, c'è un ritardo di 8 punti sui servizi pubblici digitali, che anche questi sono parte dei progetti su cui stiamo lavorando, anche lì c'è un ritardo. Mentre c'è stato un progresso invece sulla parte appunto, di integrazione delle tecnologie digitali per quanto riguarda le imprese. Il progetto della transizione digitale del PNRR si pone degli obiettivi ambiziosi, cioè quello di arrivare al 2026 con dei valori allineati a quelli dei principali paesi europei, quindi è un recupero da questo punto di vista. Gli obiettivi europei sono al 2030, quindi sono ancora più avanzati perché sono successivi di 4 anni rispetto al PNRR. Però ecco, gli obiettivi Italia Digitale 2026 sono molto ambiziosi, sono un 70% della popolazione che abbia un'identità digitale, le competenze digitali che prima abbiamo visto al 42%, arrivare al 70%, l'adozione del cloud da parte del 75% delle pubbliche amministrazioni, l'80% dei servizi pubblici online e il 100% delle connessioni in banda larga. Per quanto riguarda in particolare, ecco, prima del DESI volevo far vedere in riferimento ai 27% a cui accennava lei, del PNRR dedicato alla transizione digitale. Ecco, è importante sottolineare che il digitale, diciamo, non è una materia verticale, quindi fine a se stessa, ma diciamo il digitale è un abilitatore un po' per tutte le attività, no? Può aumentare l'efficienza, aumentare la produttività, aumentare soprattutto anche l'inclusione, perché col digitale è possibile fruire di servizi anche da remoto, anche da punti del nostro paese, magari che hanno difficile accesso magari a dei presidi fisici, per esempio. Quindi il digitale è inteso come un abilitatore trasversale. Infatti, in questo 27% non è tutto nel MITD, ma nel MITD ci sono le reti ultraveloci, ci sono la PA, ci sono le competenze, ma queste misure attraversano un po' tutte le aree, attraversano la giustizia, attraversano appunto le imprese, attraversano le infrastrutture, il turismo, la cultura, la sanità, ovviamente molto importante,
e per concludere, finire con l'istruzione e la ricerca anche. Quindi diciamo che il digitale come un abilitatore trasversale. Per quanto riguarda la parte che gestiamo noi direttamente, come dicevo prima, abbiamo le reti ultraveloci e abbiamo la digitalizzazione della PA, un totale di circa 13,45 miliardi. Sulle reti ultraveloci c'è il piano Italia 1 Giga per connettere 8 milioni di famiglie e imprese non ancora raggiunte, il piano per connettere tutte le scuole pubbliche, 12.000 punti di erogazione del Servizio Sanitario Nazionale e le isole minori non collegate. Più c'è un incentivo per sviluppare il 5G dove non arriva il 4G. Per quanto riguarda la PA, i tre assi principali per la transizione digitale della PA riguardano il passaggio al cloud, quindi la possibilità di migliorare l'efficienza, ridurre i costi dei servizi della pubblica amministrazione, l'interoperabilità, quindi non si dovrà andare in 18 uffici per avere diversi tipi di informazioni o diversi tipi di documenti, ma i vari enti saranno interoperabili tra di loro, quindi si attingerà agli stessi database e, come dicevo prima, l'identità digitale per il 70% dei cittadini. In dettaglio, qui c'è una lista di attività, di investimenti di cui ci stiamo occupando, appunto con le vari investimenti su ciascuno di questo, per un totale di circa appunto 6 miliardi, che riguardano le infrastrutture, riguardano il passaggio a cloud, l'interoperabilità, i servizi di identità, la cyber security, la digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali e le competenze di base. Da notare che questi investimenti hanno ricadute molto forti sulle imprese, sul privato, perché per esempio la misura del passaggio a cloud dei comuni, delle scuole, chiaramente è un miliardo che poi viene realizzato dai fornitori, quindi dalle aziende che collaborano localmente con i comuni, le scuole e la sanità. Un piccolo, ecco, a questo punto, approfondimento per quanto riguarda invece la parte che tra l'altro io seguo personalmente delle competenze digitali. Da tre anni, perché dal 2019, quindi già prima del PNRR, diciamo questo ministero coordina la coalizione nazionale che si chiama Repubblica Digitale, che include i ministeri, include molti enti, include aziende private, enti del terzo settore, include oltre 200 organizzazioni che fanno parte appunto di questa coalizione, di cui una parte di queste fa parte di un comitato guida tecnico, e questa coalizione fa parte anche della coalizione europea, quindi è parte delle 25 coalizioni partner europee. Questa coalizione ha elaborato l'anno scorso una strategia digitale per il paese, divisa in quattro assi: istruzione, lavoro, competenze specialistiche e cittadini, con una serie di iniziative che i vari enti e organizzazioni che partecipano alla coalizione hanno elaborato. Quindi oltre 100 progetti che sono in corso di attuazione. Alcuni di questi progetti sono poi, diciamo, nel 2021, l'anno scorso, entrati a far parte del PNRR, alcuni invece vanno avanti anche al di fuori del PNRR, sempre con l'obiettivo di arrivare al 70% delle competenze di base al 2026. Per quanto riguarda il PNRR, ci sono in particolare due iniziative, più una che è in corso di finalizzazione. C'è il servizio civile digitale, che prevede l'impiego di 10.000 giovani volontari nei prossimi anni, che attraverso la collaborazione nostra col Dipartimento delle Politiche Giovanili, che è un altro dipartimento della Presidenza del Consiglio, che già da diversi anni fa il servizio civile universale e che ha un albo di enti, di oltre 450 enti. Quindi questi enti praticamente partecipano a un bando e i progetti selezionati, in base a quei progetti, vengono arruolati i volontari. Stessa cosa faranno le regioni e province autonome, che dovranno realizzare 3.000 punti fisici, fissi e mobili di facilitazione, in cui circa 6.000
facilitatori incontreranno 2 milioni di cittadini al 2026, sempre per offrire servizi di facilitazione e di formazione. E poi in fase di avvio, attraverso il fondo complementare del PNRR, un'altra attività che riguarda il fondo Repubblica Digitale, che con oltre 300 milioni e con diciamo attraverso un credito d'imposta per le fondazioni bancarie, investiranno anche loro nelle competenze digitali. Questo un po' a chiusura del quadro, quindi a chiusura diciamo rivediamo questi obiettivi ambiziosi che abbiamo e che intendiamo realizzare al 2026 per dare prospettive a tutti, diciamo giovani, donne, a tutti, di portare il nostro paese nel gruppo di testa dei paesi europei. Grazie, la ringrazio perché ci ha aiutati a contestualizzare un po' quello che leggiamo spesso e che ascoltiamo spesso quando si parla di Italia Digitale 2026 e degli obiettivi ambiziosi che come diceva lei ci siamo posti, 70% degli italiani con un'identità digitale entro il 2026. Mi è molto piaciuta personalmente il riferimento che ha fatto alla digitalizzazione come una materia che, diceva lei, non è verticale ma è un abilitatore trasversale, quindi si lega tantissimo anche al tema dell'inclusione, al tema della transizione green, quindi ha un legame stretto con tutti quelli che sono gli aspetti sui quali il nostro PNRR sta insistendo. Parlava anche di chiaramente di giustizia. E l'altro aspetto sul quale credo sia stato importante fare una precisazione è quello che diceva sugli effetti indiretti per le nostre imprese di tante delle misure che ci ha raccontato, perché questo gliela condivido dottor Artesi un po' come feedback. Molte volte le aziende fanno un po' di difficoltà a leggere tra le righe del PNRR, pensando che magari molte delle misure in essere oggi sono delle misure rivolte non al tessuto produttivo e al mondo imprenditoriale. In realtà, come diceva lei giustamente, iniziative come scuola connessa, sanità connessa sono strettamente legate a quanto si può innescare, si può liberare in termini di opportunità per le nostre imprese per entrare. Non solo, ma la connessione viene realizzata da aziende private, cioè i bandi, esatto. I bandi per la banda larga sono bandi a cui partecipano aziende. Esatto, quindi bisogna far funzionare la rete tra le istituzioni locali, centrali, e aumentare il livello di awareness e di consapevolezza delle nostre imprese su queste misure. Io nel frattempo ho ricevuto, dottor Artesi, una domanda in chat, ci chiedono dove è possibile trovare chiaramente tutte queste informazioni, approfondimenti per le imprese sulle misure attualmente in essere, e l'altra domanda che volevo farle io invece è un po' legata ai tempi di attuazione di queste misure, in particolare quelle sulle competenze digitali. Sì, dove trovare? Ci sono i siti del MITD, del DTD, che il DTD è il dipartimento, la parte diciamo attuativa, e in particolare per le misure per la PA, che però questo riguarda direttamente la PA, c'è un portale che si chiama PA Digitale 2026, che è già attivo, su cui si sono già registrati il 50% dei comuni italiani nel giro di poche settimane. E da lì, appunto, come dicevo prima, c'è poi la ricaduta sulle aziende, diciamo, però non è indirizzato alle aziende, è indirizzato alla PA. Per quanto riguarda la seconda domanda sulle competenze, in questo momento stiamo proprio lavorando per realizzare queste misure. È partito il progetto pilota per quanto riguarda il servizio civile digitale, e dopo l'estate partirà anche il primo ciclo del PNRR. Il progetto è diviso in 3 cicli nei prossimi 3 anni, e entro la fine dell'anno partiranno anche le reti di facilitazione. Stiamo realizzando una piattaforma per monitorare queste attività, che appunto sono molto capillari sul territorio e sulle quali dovremo appunto coinvolgere 3 milioni di cittadini, per cui ci sarà questa anche piattaforma che seguirà lo sviluppo di queste misure a partire quindi dalla seconda parte dell'anno per i prossimi fino al 2026.
E l'iniziativa che ci ha raccontato prima Repubblica Digitale va proprio in questa direzione, no? Quella di raggiungere quanto più possibile la società e quindi anche la società civile, i nostri cittadini, oltre che chiaramente, come dicevamo, le nostre imprese. Io la ringrazio perché non potevamo non avere un cappello più esaustivo su quello che è, come dire, il piano di lavoro dell'ente, dell'attore, del sistema paese che più di ogni altro si sta in questo momento occupando di supportare la transizione digitale del nostro paese. Quindi la ringrazio, dottor Artesi, so che non può restare con noi fino alla fine, ma come le dicevo anche in apertura, faremo in modo che le arrivino anche eventuali domande che nel frattempo le aziende ci scriveranno in rete. Quindi grazie ancora. Grazie a voi. Grazie. Passo subito la parola alla dottoressa Anna Maria Fontana, dirigente della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico. Buon pomeriggio, dottoressa Fontana, e chiaramente altro intervento prezioso in questa chiacchierata di questo pomeriggio per capire con lei invece qual è il ruolo del MISE in questo momento e anche un po' qual è la sua view rispetto a quello che il nostro paese e anche le nostre imprese stanno facendo in questo momento. Grazie. Grazie, buonasera. Ringrazio Sace per l'invito e vi porto i saluti del direttore generale, il direttore Giuseppe Bronzino, che avrebbe voluto essere presente ma è stato impegnato in altri impegni istituzionali e quindi mi ha pregato di portarvi i vostri saluti, i suoi saluti a tutti voi e a tutte le persone che sono collegate. È un piacere per me essere qui anche con colleghi con i quali lavoriamo quotidianamente che seguiranno il mio intervento e quindi cercherò di essere rapida su alcuni aspetti che saranno più dettagliatamente trattati nel proseguo. Appare importante soprattutto quello che può essere anche un po' la genesi di questo programma. Noi abbiamo lavorato intensamente come Ministero dello Sviluppo Economico alla definizione di questo PNRR che rappresenta un complemento di quella che è l'attività che questo ministero svolge sia con risorse nazionali sia con risorse comunitarie di altro tipo come può essere il programma operativo nazionale finanziato dai fondi strutturali. Quindi la novità di questo programma che abbiamo affrontato è stato quello di definire delle sfide che dovevano essere raccolte sia in termini di interventi ma anche in termini di riforme e quindi a questo ministero un po' insieme agli altri ministeri come chi mi ha preceduto e come il ministero della transizione ecologica o il ministero dei trasporti e delle reti infrastrutturali siamo presenti in varie delle missioni e degli investimenti che appunto caratterizzano poi gli aspetti più rilevanti per quelli che sono per quelle che sono le nostre imprese che si trovano a vedere rafforzato l'intervento nei loro confronti. Quindi qui rapidamente vedete dove si colloca l'intervento di questa nostra amministrazione che in qualche modo rappresenta, come vi dicevo, insieme agli altri due ministeri, tra i principali beneficiari. Oltre al programma cosiddetto di ripresa e resilienza, abbiamo anche la presenza del fondo complementare che rappresenta con risorse nazionali una possibilità, come diciamo in gergo, di overbooking anche per poter indirizzare eventuali risorse aggiuntive dove fosse necessario al raggiungimento degli obiettivi complessivi. Quindi, considerato tutto quello che è l'intervento in favore dell'amministrazione del Ministero Sviluppo Economico, una parte rilevante è destinata a questa direzione che supporta anche, come vedete nella slide, gli altri ministeri attraverso proprio l'utilizzo di strumenti consolidati come i contratti di sviluppo o il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
per rafforzare interventi che vanno nella direzione di massimizzare gli obiettivi di questo programma, destinando quindi ulteriori risorse. In dettaglio trovate qui una panoramica generale e soprattutto partirei dal primo intervento, di cui poi parlerà più dettagliatamente il dottor Praticò, ma è sicuramente quello più interessante da un punto di vista delle risorse e dei settori che vengono investiti, perché appunto abbiamo la presenza di varie filiere produttive che possono in questo momento, come vedremo poi in dettaglio per la tempistica della presentazione delle domande, intervenire per nuovi progetti. Poi abbiamo la linea rinnovabili e batterie, come vi dicevo, realizzata in collaborazione col MITE, e la linea bus elettrici realizzata in collaborazione con il MIMS, dove però il contratto di sviluppo, come vi dicevo, è il fil rouge della tipologia di intervento. E qui avete i dettagli delle date di presentazione. Solo per rinnovabili e batterie è già stato chiuso lo sportello, perché sono arrivate un numero di domande che hanno saturato al momento la disponibilità, mentre ci sono ancora aperti gli sportelli relativi alla competitività e resilienza delle filiere produttive e i bus elettrici. Ovviamente tutte le informazioni le potete trovare sia sul sito del Ministero che di Invitalia, che di Italia Domani, che vi farò poi vedere il link nell'ultima slide, che rappresenta, come sapete, il sito in cui sono contenute sempre tutte le informazioni relative all'attuazione del PNRR. Abbiamo poi questi importanti progetti di rilevanza europea ai quali l'Italia partecipa in maniera molto intensa e interessante già da alcuni anni, e sono state quindi richieste delle risorse aggiuntive nell'ambito PNRR, e in questo momento sono in negoziazione per quanto riguarda l'autorizzazione degli aiuti, quindi c'è una prenotifica in atto che dovrebbe concludersi a breve e rispetto alla quale potremo poi destinare, una volta stabilito il quantum che la Commissione autorizza, potremo destinare con un decreto le risorse per finalizzare quelli che sono gli interventi. Abbiamo poi una linea molto interessante, che è quella dei partenariati Horizon Europe. È oramai una tradizione di questo Ministero, già da almeno un intero ciclo di programmazione, partecipare con risorse a questi partenariati del programma Orizzonte 2020. Le risorse del PNRR hanno consentito di rafforzare questa partecipazione. In questo momento abbiamo aperto il bando relativo al sostegno all'elettronica innovativa, che appunto è tra quelli più interessanti vista la tipologia di cui oggi parliamo. Abbiamo poi gli interventi che sono stati affidati a Cassa Depositi e Prestiti, e di cui parlerà più dettagliatamente la collega con la quale stiamo definendo l'accordo finanziario che dobbiamo realizzare entro giugno proprio per poter partire, e il cosiddetto tagging digitale è proprio l'elemento che caratterizza questo intervento, che si affianca al Fondo Nazionale Innovazione proprio per dare una maggiore rilevanza ai temi della transizione, in questo della transizione ecologica e nel successivo delle start-up. Faccio un passo indietro perché questo intervento è di particolare interesse proprio perché, vista anche la necessità di accompagnare le aziende verso la transizione ecologica, si è voluto targettizzare in questo settore, quindi con un tagging ambientale del 100%, gli interventi in favore di startup e venture capital. Abbiamo poi, come anticipavo, la sezione speciale turismo, che si affianca alla grande operatività che ha oggi il nostro fondo di garanzia. Stiamo anche qui definendo gli ultimi elementi per interiorizzare quelle che sono alcune particolari
alcune particolari regole, che sono per esempio quelle del cosiddetto do not significant harm, cioè rispetto andare a verificare se le attività vanno a peggiorare la situazione ambientale, e anche qui abbiamo un target per giugno, per cui pensiamo che a breve potremo partire anche con l'operatività di questa sezione. Infine, molto importante e rilevante, la creazione imprese femminili, a cui il governo ha dedicato nel PNRR delle risorse di tutta rilevanza, un piano che è stato definito anche con il Ministero delle Pari Opportunità e che vede insieme una serie di attività che vanno a potenziare da più punti di vista il mondo femminile. Infine, il fondo complementare, come vi dicevo, che ha visto un fortissimo interesse da parte delle imprese per i cosiddetti accordi di innovazione, che rappresentano anch'essi uno strumento molto apprezzato anche dalle regioni, che spesso sono partner di questa piattaforma, ma anche delle imprese, in quanto tramite una procedura negoziale è possibile arrivare a definire dei progetti che privilegiano la parte di ricerca e sviluppo, ma consentono anche, a secondo poi l'ubicazione nelle varie regioni del paese, nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato, di realizzare anche importanti investimenti. Come vi dicevo, qui abbiamo il riferimento al sito Italia Domani, che contiene tutte le informazioni, e siamo a disposizione nel caso ci fossero ulteriori richieste, anche a valle di quella che saranno le presentazioni di dettaglio dei colleghi che parleranno dopo di me. Grazie. Grazie dottoressa Fontana, e le confermo che nella carrellata di misure che ci ha descritto ha risposto già a due domande che arrivavano in chat dalle nostre imprese. Una riguardava il settore del turismo e lei ha citato la misura legata in particolare al turismo, e la seconda era di un'imprenditrice che ci chiedeva una specifica in più rispetto a quello che è il Fondo Impresa Donna. Ricordo che sul Fondo Impresa Donna, questa è una parentesi velocissima che apro, oltre alle informazioni che ci ha passato la dottoressa Fontana, vi ricordo che Invitalia è un po' l'ente che sta coordinando e sta seguendo, quindi avremo la possibilità di chiederlo nella sessione di oggi, ma abbiamo anche giovedì una sessione dedicata proprio all'imprenditoria femminile che ha organizzato SACE in queste settimane, e come ospite con noi ci sarà la dottoressa Garbolino, che racconterà un po' nello specifico, quindi per chi è interessato, per le imprenditrici in ascolto, sicuramente può essere un altro appuntamento. Dottoressa Fontana, io le volevo chiedere una cosa rispetto al tema di oggi, che è transizione digitale, perché chiaramente ci ha raccontato di diversi interventi, di strumenti agevolativi che sono anche molto trasversali e che toccano anche in un certo senso il tema del digitale. Ci sono altri ambiti nei quali la sua direzione, quindi la Direzione Generale Incentivi alle Imprese, offre e prevede un supporto in tema di transizione digitale? Assolutamente, questo è un tema che è stato finanziato con varie modalità. In questo momento è ancora aperto per il Centro Nord lo sportello nell'ambito del programma React-EU, che voglio ricordare è una costola comunque del Next Generation, e quindi ha consentito a questo Ministero, che aveva già utilizzato tutte le risorse della programmazione 14-20, a finanziare questo bando che ha riscosso molto interesse soprattutto nel Mezzogiorno, dove c'era la possibilità anche grazie al regime di aiuti temporanei a rispondere ad esigenze delle imprese, ma anche nel Centro Nord abbiamo avuto un forte interesse, e una delle possibilità è proprio quello di finanziare questa transizione digitale. Tra l'altro noi abbiamo anche esperienze di finanziamento delle competenze con i voucher per la digitalizzazione e per i manager della digitalizzazione, anche in campi specifici come per esempio il digital export. E ci teniamo molto, in quanto la Commissione europea, grazie anche al confronto che abbiamo avuto in questa programmazione,
ci ha destinato un progetto della cosiddetta DigiReform realizzato dall'OCSE proprio per studiare e definire al meglio come aiutare le imprese nel potenziare sia come upskilling o reskilling o altre modalità che oggi sono importantissime per le imprese proprio nel campo delle competenze. Quindi la nuova programmazione 2021-2027 che ci vede protagonisti con uno dei programmi più importanti della nuova programmazione dedicherà certamente nuove ulteriori risorse già dal prossimo autunno per questo tipo di interventi. Perfetto, perfetto, grazie, grazie dottoressa Fontana. Un po' di domande nel frattempo me le riservo per la prossima, per il prossimo Q&A, vado avanti, la ringrazio e nell'intervento che segue abbiamo già anticipato alcune di quelle misure che chiederemo al dottor Praticò di approfondire con noi, ve lo presento. Paolo Praticò, responsabile grandi investimenti e sviluppo imprese di Invitalia. Buon pomeriggio, grazie per essersi unito a noi. Ormai Invitalia è un vostro compagno di viaggio in tutte quelle che sono le sessioni che stiamo organizzando e che, come anticipavo prima, organizzeremo anche su altre tematiche. Quindi grazie per essersi unito a questo panel. In realtà alcune imprese ci hanno già anticipato un po' di domande sui contratti di sviluppo, quindi tema molto caldo, molto a cuore, che sta a cuore per molte imprese, quindi le lascio subito la parola, ci aiuti un po' a capire cosa sono i contratti di sviluppo, a chi si rivolgono, come vengono finanziati. Grazie. Sì, grazie innanzitutto per l'invito e per l'occasione di promuovere, diciamo, questo strumento, che è uno strumento di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico ed è gestito e attuato da Invitalia. È uno strumento che esiste da tanto ed è anche uno strumento, scusi, io inizio a girare le slide, è uno strumento che si caratterizza per una visione nazionale molto forte, nel senso che ha delle caratteristiche proprie che non sono di solito replicate nella programmazione regionale, e proprio perché mira al sostegno di investimenti di medio-grande dimensione. E ha una forte connotazione negoziale, non c'è un bando, ma si almeno, diciamo, vedremo poi per la parte PNRR una questione un po' diversa, e c'è uno sportello sempre attivo e le imprese possono presentare domanda e verrà domande che verranno istruite dall'agenzia in base all'ordine cronologico e salvo la disponibilità delle risorse per avviare appunto l'istruttoria e i progetti. Vi dicevo, ha un importo minimo di 20 milioni di euro di investimento, a meno di alcuni settori specifici come quello della trasformazione dei prodotti agroalimentari o recentemente per alcune tipologie di progetti turistici. Per i progetti di dimensione ancora maggiore, superiore ai 50 milioni, si prevedono delle procedure accelerate e anche l'accesso a delle risorse ad hoc. Si rivolge a tutte le imprese che vogliono fare investimenti sul territorio italiano, grandi imprese, piccole imprese o anche, diciamo, gruppi di imprese che possono essere sia formalizzati nella rete sia progetti presentati da più imprese. Quindi quella soglia va raggiunta o da, nel caso appunto, da un singolo proponente, nel caso di un progetto presentato da una sola impresa, oppure da più imprese che si mettono insieme per sostenere gli investimenti. Concede contributi a fondo perduto, finanziamento agevolato e anche contributo alla spesa quando abbiamo la ricerca. Finanziamo interventi industriali, ambientali, nel settore turistico, della trasformazione. A questi progetti possono essere, a queste iniziative possono essere connessi anche progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Ovviamente devono essere, la parte preponderante è quella manifatturiera, questi progetti devono essere connessi al progetto produttivo. E qui vi dicevo le caratteristiche, quindi si accede singolarmente per gruppi di imprese con alcune soglie poi specifiche. Finanziamo sostanzialmente, come vi dicevo, questi sono gli importi delle singole
delle singole tipologie, quindi con il progetto, il valore minimo del proponente e il valore minimo del progetto dell'aderente. Questo lo enfatizzo perché è vero che uno strumento, diciamo, è uno strumento, la media dimensione guarda al progetto di investimento e quindi è uno strumento che è particolarmente apprezzato dalla grande, ma partecipano anche molte medie e anche piccole imprese, proprio attraverso la possibilità di presentare dei progetti comuni, quindi arrivando anche a delle soglie minimi più abbordabili. E finanziamo sostanzialmente secondo la carta degli aiuti vigente, per cui noi possiamo finanziare nelle regioni del Mezzogiorno tutte le tipologie di impresa, nelle regioni del centro-nord e meglio nelle aree C, ora io uso un tecnicismo ma molti di voi conosceranno la materia, quindi nelle aree in deroga agli aiuti, quindi nei singoli comuni delle regioni del centro-nord ammissibili, possiamo finanziare anche la grande impresa a patto che sia un progetto di diversificazione o una nuova unità produttiva. Nelle aree invece che non sono in deroga della carta aiuto, della carta aiuti, al netto di un aiuto straordinario che si può dare sul quadro temporaneo di cui parlerò dopo, in via ordinaria noi non possiamo finanziare la grande, almeno per la parte produttiva. Si può invece finanziare la componente di ricerca e sviluppo. E qui trovate le soglie massime di aiuto che sono state recentemente aggiornate è molto più favorevoli rispetto alla precedente programmazione. E quel numero che trovate qui, adesso non entro nel dettaglio dei singoli punti, è il valore in termini, è un indice che misura il contributo massimo che noi possiamo dare dato 100 euro di investimenti, per cui se un'impresa, una piccola impresa al sud fa un investimento di 100, può chiedere fino a 60 di contributo a fondo perduto. Nel caso in cui invece si scelga di fare un mix tra fondo perduto e fondo agevolato, siccome l'agevolato pesa meno su quest'indice, il contributo può essere superiore, fino a un massimo del 75% almeno il 25% deve essere di risorse proprie. Quindi combinando tra mix tra fondo perduto e agevolato si riesce ad avere anche un contributo maggiore. Questo per l'investimento industriale, diverso è il caso della trasformazione dei prodotti agricoli, che è un regime ad hoc. E non entro adesso nel merito della ricerca, ma poi trovate tutte queste indicazioni anche sui nostri siti e sul nostro sito e sulle slide che sono sul sito. E come vi dicevo, il contratto di sviluppo è uno strumento che già esiste ed è già affermato sul panorama nazionale. Ad oggi abbiamo finanziato 213 iniziative e complessivamente 552 progetti, vuol dire che, come vi dicevo, alle iniziative partecipavano o singole imprese o gruppi di imprese, attivando oltre 7 miliardi di investimenti, 7,4, e concedendo agevolazioni per 3,2 miliardi. Ovviamente la quota di agevolazioni al sud è più alta e anche in parte gli investimenti, perché gli aiuti sono maggiormente favorevoli, ma devo dire che abbiamo anche un ottimo riscontro sul territorio del centro-nord, soprattutto per l'agroalimentare, perché quel regime per quel territorio è abbastanza favorevole. Tre poi sono i progetti multiarea, cioè prevedono investimenti al sud e investimenti al centro-nord. Abbiamo finanziato finora principalmente progetti nell'ambito dello sviluppo industriale, ma come vedete non manca l'agroindustria, le attività turistiche e la tutela ambientale. La tutela ambientale è un regime un po' particolare perché va a finanziare, diciamo, investimenti che consentano l'abbattimento del carico inquinante o energetico dei processi produttivi. Questo è il quadro generale del contratto di sviluppo, quindi vigente, che ha delle risorse proprie e che uno strumento operativo. Con il PRRR sono state sino ad oggi assegnati 2 miliardi di euro ai contratti di sviluppo, cioè uno strumento che attua
in questo momento tre linee di intervento. La prima è quella delle filiere produttive, di cui parleremo oggi, perché ricade dentro la missione 1 come componente 2 e che ha un valore di 750 milioni. Vedremo quali sono poi le filiere coinvolte, sono queste che trovate qui. Design, moda arredo, automotive, microelettronica, semiconduttori, metallo ed elettromeccanica per il 60% e poi almeno il 60%. Oltre a queste abbiamo le filiere dell'agroalimentare e del chimico farmaceutico che hanno però un limite di utilizzo e agevolazioni pari al 40%. E abbiamo rinnovabili e batterie, vi accennava prima la dottoressa Fontana, lo sportello è stato aperto, chiuderà a luglio perché a differenza, diciamo, della procedura ordinaria, questo sportello sulle rinnovabili e batterie prevede una chiusura. Noi trattiamo di solito i progetti esclusivamente tramite il cronologico, la data di presentazione. Nel caso invece di batterie e rinnovabili c'è una procedura particolare che prevede una valutazione, diciamo, preliminare di alcuni criteri e una riformulazione della graduatoria di presentazione che va al di là di quella della data di, appunto, una graduatoria che va al di là della data di presentazione. E infine abbiamo l'investimento sui bus elettrici che è pari a 300 milioni di euro. La missione 1 di cui parliamo oggi, conoscete ovviamente il piano, poi l'hanno descritto insomma, i colleghi, ha una ovviamente l'obiettivo è il rafforzamento delle filiere produttive, ha una risorse per 750 milioni con un target di un finanziamento di almeno 40 contratti di sviluppo da sottoscrivere entro il 31 dicembre dell'anno prossimo e 1,5 miliardi di investimenti. Vi ho già detto delle filiere oggetto dell'intervento, lo sportello è stato aperto l'11 aprile, non si prevede una chiusura se non nel caso in cui poi tutte le risorse venissero esaurite, ovviamente quelle poi sarà una decisione da condividere con il MISE. Per il momento lo sportello è aperto, i progetti possono essere presentati da singole imprese o dai gruppi di imprese, ovviamente proprio per la finalità della misura è necessario che venga bene evidenziato che il progetto abbia come caratteristica questo impatto sulle filiere. Questo può essere misurato, come dire, quando c'è una presentazione di un gruppo di imprese, questo è abbastanza naturale, nel senso che probabilmente la logica che sta a stare l'investimento prevede delle forti connessioni tra i progetti presentati, ma può essere presentato anche da singole imprese a patto che venga ben specificato e chiarito l'impatto dell'intervento sulla filiera di appartenenza, sul rafforzamento o lo sviluppo di filiere. Passo agli ultimi tre punti. Sul tagging ha accennato anche la dottoressa Fontana. Che come criterio è richiesto per i contratti di sviluppo per queste misure nel caso in cui ci sia un incremento occupazionale, un impegno da parte dell'impresa, ovviamente previa verifica dei requisiti di l'assunzione di lavoratori che risultino percettori di interventi di sostegno al reddito, disoccupati a seguito delle procedure di licenziamento collettivo, lavoratori delle aziende coinvolti nei tavoli di crisi. Anche come per tutti gli interventi del piano, anche questo intervento bisogna rispettare il criterio per non arrecare significativo danno ambientale, e questo le imprese devono produrre della documentazione in fase di presentazione della domanda, una documentazione più o meno complessa a secondo del valore dell'investimento. E poi l'ultimo punto di cui parlavo è i progetti che partecipano alle misure del PNRR, quindi filiere, batterie e anche bus, possono usufruire di un aiuto speciale che viene dal punto 3.13 del Temporary Framework, cioè il quadro di aiuti che la Commissione ha emanato a seguito della pandemia e che scadrà a fine di quest'anno. Nell'ultima versione si prevede la possibilità di concedere aiuti per le imprese di qualsiasi dimensione e in qualsiasi ambito, diciamo in qualsiasi
localizzazione, per cui si supera, diciamo, in un certo modo quella mappa degli aiuti, della carta aiuti, per un importo nominale fino a 10 milioni massimo, fino a un massimo del 15% dei costi ammissibili. E, per questo bando filiere possono accedere a questa misura soltanto le imprese che si trovano nelle regioni del centro-nord, quindi o fuori dalla mappa degli aiuti o nelle aree cosiddette 3C. In questo caso questo aiuto si somma agli aiuti già esistenti. Io mi fermerei qui per il momento e se ci sono domande sono qui. Grazie, grazie dottor Praticò, assolutamente sì, ci sono tantissime domande, infatti stavo leggendo in chat, ma chiaramente non riusciremo a passargliele tutte. Provo a fare io una selezione, mi perdoneranno le aziende, ma come dicevo, nei prossimi giorni con i colleghi di Invitalia faremo in modo di dare una risposta a tutte le domande che ci avete fatto. L'ultimo punto che ha chiarito in realtà risponde alla domanda: ci sono due aziende che chiedono l'intensità di aiuto per quanto riguarda i contratti di sviluppo nel centro nord Italia, può specificare e darci qualche informazione in più? Sì, io sono andato un po' veloce, ma diciamo le trovate nelle, adesso le trovate nelle slide. E, nel centro nord, come vi dicevo, ci sono situazioni differenziate, perché alcune aree, alcuni comuni, in alcuni casi alcune circoscrizioni di comuni grossi, sono in deroga agli aiuti, cioè fanno parte delle aree 3C. In quel caso noi possiamo finanziare tutte le tipologie, le grandi, le medie e le piccole, le grandi a patto che facciano progetti o di diversificazione con cambio codice Ateco o di nuove unità produttive, cioè non sono ammessi ad esempio gli ampliamenti di attività. In quel caso qual è il tasso di aiuto? Il tasso di aiuto in qualche modo è variabile, perché in queste zone comune per comune è stato assegnato diciamo un contributo massimo variabile. In generale noi possiamo avere per la grande un aiuto che va dal 10 al 25%. Per la media dal 20 al 35, per la piccola dal 30 al 45, ma bisogna capire comune per comune quanto è stato concesso. In più, per le piccole e medie imprese che non sono nelle aree 3C, quindi che non sono in aree dove questi aiuti sono disponibili, si può prevedere anche un aiuto PMI, cioè che un regime di aiuto diverso, perché quelli di cui parliamo sono regimi di aiuto a finalità regionale che hanno l'obiettivo di ridurre i divari, quindi nelle zone più sviluppate diciamo non concedono parzialmente, mentre c'è un regime più generale che è aiuto alle PMI, che consente di dare il 10% alla media e il 20% alla piccola. Questo il quadro. In più, come vi dicevo, se si fa richiesta sul temporary framework, e mi dà l'occasione di tornare perché non ho detto una cosa importante, perché si può avere in più quell'aiuto del temporary framework, come vi dicevo, fino a un 15% dell'investimento per un valore massimo nominale di 10 milioni. Il problema lì è che l'aiuto deve essere concesso, cioè il progetto deve essere approvato entro il 31 dicembre di quest'anno. Quindi ovviamente chi poi vuole usufruire deve velocemente presentare la domanda, perché bisogna arrivare all'approvazione del progetto entro la fine dell'anno. E non è applicabile all'agroalimentare e neanche alla ricerca. Okay. E in più per il centro nord si può, per la parte di progetti ricerca si applica il regime, che poi il regime della ricerca non ha una contestualizzazione, cioè viene applicato su tutto il territorio nazionale, e il 50% la ricerca industriale e il 25% lo sviluppo sperimentale. E proprio su questo punto, grazie, le chiederò di darci un'indicazione in più, perché un'altra domanda che è arrivata in chat, questa volta da una società che eroga servizi, ci chiedeva proprio quali sono le agevolazioni previste per un progetto di ricerca e sviluppo. Sono del 50% la parte industriale e il 25% la parte di sviluppo sperimentale, cioè quella più vicina al mercato. Poi queste quote possono essere parzialmente aumentate se c'è una collaborazione con centri di ricerca o imprese, però lì poi sono tutti singoli dettagli e vi invito a guardare il sito, o il sito del MISE o il sito di Invitalia, cioè nella sezione dei contratti di sviluppo, dove queste cose poi sono tutte dettagliate.
Perfetto, io ricordo alle aziende che chiaramente insieme ai materiali che abbiamo condiviso e che stiamo condividendo questo pomeriggio vi condivideremo anche una linkografia, quindi tutti quelli che sono i vari portali che i nostri relatori hanno citato, che probabilmente conoscete già bene, ma con tutti i riferimenti anche insieme ai materiali utilizzati. Dottor Pratico, l'ultima domanda veramente rapida e poi passiamo ai prossimi interventi. Sopra i 50 milioni di euro di investimenti, come vengono calcolate le agevolazioni? Sì, diciamo sopra i 50 milioni di euro i tassi che vi ho dato, poi c'è un'applicazione. Noi diciamo tutto questo è definito dai regimi di aiuto approvati dalla Commissione, cioè, quindi non è soltanto riferito al contratto di sviluppo, vale per qualsiasi aiuto. Sopra i 50 milioni c'è un decalage, cioè se noi avessimo un progetto da 100 milioni, oltre al fatto che superiore a 100 poi bisogna andare in commissione per la notifica, la parte da 0 a 50 viene finanziata, ad esempio una grande impresa al sud, che oggi è il 40%, viene finanziata fino al 40%, da 50 a 100 per un tasso dimezzato al 20, poi a salire, diciamo, dipende se si va in notifica, non si va in notifica, ma comunque si applica un decalage. Perfetto, grazie mille. Le chiedo eventualmente se può restare con noi. Sì, sì, mi fermo. Perfetto. Grazie a voi e arrivederci. Grazie mille. Passo subito al prossimo intervento, lo abbiamo un po' citato prima, ne abbiamo parlato molto velocemente negli interventi precedenti, però altrettanto importante è fare un passaggio su quello che è il contributo, il supporto alle start-up e in particolare alle start-up innovative. Ne parliamo con Francesca Gennaro, responsabile fondi diretti di CDP Venture Capital. Buon pomeriggio Francesca e grazie per esserti unita a noi. Aiutaci a capire un po' quando parliamo di finanziamenti per startup innovative cosa intendiamo e chiaramente quello che è l'attività di supporto che CDP Venture Capital fa in questo momento e sta facendo per le nostre startup. Grazie. Grazie a te. Sì, buonasera a tutti e grazie molte dell'invito, grazie Sace per avermi invitata a rappresentare la testimonianza di CDP Venture. Allora, CDP Venture, come ormai saprete, è il principale operatore di mercato nel mercato italiano del venture capital a supporto dell'ecosistema del venture capital, quindi a supporto dell'operatività delle imprese innovative, ma anche dell'ecosistema inteso come i gestori o gli operatori come noi che a loro volta finanziano imprese innovative e start-up. CDP è un operatore che opera a condizioni di mercato e che è controllato al 70%, CDP Venture è controllato al 70% da CDP e al 30% da Invitalia. Siamo un SGR, quindi soggetto a controllo di Banca d'Italia e gestiamo ad oggi più di 1,8 miliardi di risorse. Queste risorse le gestiamo nella forma di fondi di investimento che a loro volta hanno una strategia di allocazione che può essere diretta, quindi direttamente a sostegno delle startup, o indiretta, come dicevo, a sostegno degli operatori nel mercato del venture capital. Come interveniamo? Ad oggi i nostri interventi sono degli interventi puramente di equity o di simile equity, quindi lo facciamo attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale o l'investimento in startup attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi che possono essere convertibili o convertendo. I nostri investimenti sono degli investimenti tipicamente di medio termine, nel senso che ci aspettiamo di realizzare il ritorno sull'investimento in un orizzonte temporale almeno di 5 anni, poi sappiamo che in funzione della maturità dell'impresa questo orizzonte si può allungare o accorciare e operiamo tipicamente in coinvestimento con altri operatori. La panoramica che ci tenevo a darvi è una panoramica che rappresenta un po' più nel dettaglio come oggi operiamo, quindi quello che fa ognuno di questi dei fondi che sono già attivi
e gestiti dall'SGR, in particolare ovviamente soffermandomi sull'operatività diretta volta al finanziamento delle start-up. Tutta questa macchina operativa di CDP Venture è una macchina che ha ovviamente quale missione, come dicevo dall'inizio, quella di creare un impulso nel mercato, diciamo un faro, un'attenzione rispetto a un ecosistema che è quello l'asset class del venture capital delle startup, e dall'altra investire come operatore di riferimento e quindi come operatore che poi può attrarre risorse anche di altri su delle situazioni di mercato che possono essere diciamo non così portate all'attenzione da tutti gli altri. Lo facciamo con un team di 100 professionisti, siamo appunto più di 100 persone all'interno dell'SGR, questi fondi appunto sono 10 fondi operativi, oggi poi vi racconterò nel dettaglio che cosa fa ciascuno di questi, come si differenzia, e ci differenziamo sostanzialmente nell'andare a coprire tutte le fasi del ciclo di vita delle startup, dalle fasi più seed, quindi quelle in cui non sono ancora evidenti le metriche della startup, ma c'è una buona idea, una tecnologia interessante, un team particolarmente performante, alle fasi in cui invece bisogna sostenere le startup con della finanza significativa per permettere di competere anche su un livello internazionale. Siamo operativi sotto il cappello di CDP Venture dal 2019 e in questo orizzonte temporale abbiamo finanziato già 21 operatori di venture capital, quindi permesso ad altri fondi come noi di operare sul mercato. Abbiamo finanziato dei programmi di accelerazione, in particolare 15 programmi di accelerazione, e abbiamo supportato direttamente o indirettamente circa 250 startup. Quando parlavo di ciclo di vita delle startup, appunto mi riferivo a quello che nel gergo tecnico viene identificato con una tipologia di round in cui le imprese, le innovative, le startup si collocano, che può andare dalle fasi appunto pre-seed, seed, alle fasi cosiddette più late stage che noi definiamo Series B o Series B+. Noi appunto copriamo attualmente con i fondi attivi tutte queste fasi, vedete lungo la fascia, la fase orizzontale appunto la fase del ciclo di vita, invece lungo l'asse verticale l'operatività diretta o indiretta. Magari questa slide diciamo è un po' difficile da interpretare, per cui andrai più nel dettaglio della slide successiva dove è effettivamente rappresentato per ciascuno dei fondi attivi la strategia di investimento, il ticket e un po' la localizzazione geografica delle startup che andiamo ad investire. Mi soffermo appunto sull'operatività diretta. L'operatività diretta viene coperta nelle fasi più seed dal fondo Technology Transfer o il fondo acceleratori. Il fondo Technology Transfer, come dice la parola stessa, è un fondo che mira a sostenere, a finanziare dei progetti di innovazione, di trasferimento tecnologico ideati da creatori, sviluppatori, ricercatori dei centri universitari che si costituiscono nella forma di impresa al fine appunto di dare vita a quello che può essere un nuovo brevetto, un'innovazione industriale o anche diciamo di artificial intelligence, di sostenibilità ambientale, in ambito biotech, diciamo su temi e filoni che sono di interesse nazionale, di interesse strategico. È un fondo che appunto fa degli investimenti da una fase seed in cui appunto bisogna finanziare i test di questi brevetti, quindi il proof of concept, fino alla fase in cui il brevetto diventa impresa e quindi di fatto si finanzia il setup della startup, dell'impresa, dell'organizzazione e dell'avvio dei primi prototipi industriali dell'innovazione. Un'altra parte diciamo a finanziamento di imprese o di progetti particolarmente seed è il nostro fondo acceleratori. Il fondo acceleratori opera attraverso la rete nazionale acceleratori, in cui fino ad oggi appunto come dicevo sono stati promossi
più di 15 programmi. I nostri programmi sono tutti tematici, pluriennali, vedono la partecipazione oltre a CDP Venture di partner locali e anche partner a livello internazionale e permettono alle imprese che appartengono a quel cluster tematico che viene, diciamo, portato avanti dal programma, andiamo ad esempio dal fintech, edutech, programmi cleantech, IoT, cyber security, tutti programmi di interesse molto, molto attuale e legati ovviamente a trend di digitalizzazione, di temi di transizione ecologica, temi di interesse appunto strategico, la cybersicurezza. Tutti questi temi vengono affrontati appunto da un parterre di partner che oltre a CDP Venture supportano le startup nel diventare, supportano gli innovatori, gli ideatori nel diventare un'impresa. In questo caso appunto il ticket medio di investimento va dai 50 ai 200 mila euro nella fase seed, quindi diciamo nella fase in cui l'impresa partecipa al programma di accelerazione, e poi può essere seguito l'investimento da ulteriori follow-on, che sono appunto l'investimento ulteriore che il fondo mette a disposizione per le startup più promettenti in cui il progetto diventa più attuale e più realizzabile. Un altro fondo che opera sicuramente a sostegno delle startup, salterei un attimo il fondo Boost, è il fondo Rilancio Startup, un fondo che raccoglie interamente risorse del MISE, che venne lanciato nel 2020 a seguito della crisi pandemica e di quello che era un periodo di recovery appunto post-Covid, che mira a sostenere, a finanziare startup e PMI innovative in una logica di matching. Cosa si intende per logica di matching? Si intende un'operatività che va di fatto a appunto matchare e a sostenere delle imprese finanziate da investitori cosiddetti qualificati o regolamentati secondo alcuni rapporti predefiniti, in particolare in un rapporto fino a un massimo di 1 a 4 rispetto alle risorse investite dall'investitore proponente, nei limiti massimo di 1 milione. Questo investimento del fondo Rilancio è un investimento, diciamo, particolarmente interessante sia per le startup seed, ma anche per startup eventualmente più mature che abbiano la necessità di effettuare degli dei finanziamenti, dei round di raccolta cosiddetti bridge, ossia quei round che permettono alla startup di avere il giusto tempo per organizzarsi per la raccolta di round più significativi. Sono dei finanziamenti che noi effettuiamo nella forma di finanziamento convertendo, quindi uno strumento che non risulta tra i debiti della società, ma va direttamente a patrimonio netto e che quindi, ma che al tempo stesso non incide nella cap table della società. Quindi diciamo alla flessibilità, all'agevolezza di uno strumento finanziario partecipativo di non partecipazione immediata all'equity, ma che di fatto non richiede il rimborso entro una data predefinita. Questo fondo è l'unico fondo per il quale abbiamo una modalità di application da parte dell'investitore proponente attraverso il nostro sito internet. Questo vuol dire che è un fondo diciamo ricettivo di opportunità anche attraverso un form, un application, che appunto deve essere sottoposta in prima battuta dall'investitore che noi dovremmo andare a matchare in questo rapporto massimo 1 a 4. Altri fondi che operano in via diretta a sostegno delle startup, delle imprese innovative, sono sicuramente il Fondo Sud, il Fondo Evoluzione e il Fondo Corporate Partners. Il Fondo Sud è un fondo targato, un fondo mirato a sostenere le imprese che abbiano una sede legale o operativa o un progetto di sviluppo specifico al Sud Italia. Questo fondo è un fondo con una dotazione di 150 milioni, ancora pienamente operativo, che finanzia dei progetti cosiddetti early stage, quindi o anche più maturi, quindi sostanzialmente dei round Series A, Series B o anche superiori, investendo dei ticket che vanno
nelle, diciamo, nelle fasce più piccole al di sotto del milione, nelle fasce più grandi anche fino a 4-5 milioni. Il Fondo Sud aveva fatto, forse lo ricorderete, l'anno scorso, nel 2021, un progetto molto interessante di un intervento sì dal Sud mirato a un sostegno, diciamo, più diffuso nei confronti di start-up in una fase seed del loro ciclo di vita. Oggi, anche per una, diciamo, una questione di vita del fondo stesso, che ovviamente ha una sua durata, si sta concentrando su delle società un filino più mature, ma questo non vuol dire che devono realizzare dei fatturati giganteschi, vuol dire che stiamo parlando di società che abbiano già testato la loro tecnologia o che abbiano un business model almeno parzialmente validato e che debbano supportare il loro sviluppo commerciale. In questo caso sempre CDP interviene con strumenti diciamo di varia natura, di forma di equity, dall'acquisto, dalla sottoscrizione di nuove azioni in aumento di capitale, quindi diciamo la partecipazione diretta al capitale della società, la sottoscrizione di strumenti convertendo, convertibile o quant'altro. Come dicevo, il ticket, diciamo, orientativamente va dai 3 ai 5 milioni, ovviamente per quote di minoranza. Fondi invece più tematici e legati magari a degli indirizzi settoriali o di trend che poi rientrano anche nei pilastri del PNRR, sono il Fondo Evoluzione e il Fondo Corporate Venture Partners. Sono i due fondi più recenti che abbiamo lanciato nel 2021, che ha lanciato CDP Venture. Il fondo Evoluzione è un fondo cosiddetto Deep Tech, quindi è un fondo che sostiene l'innovazione tecnologica delle imprese. Qui non c'è un indirizzo specifico alle startup PMI innovative, così come scritte a registro imprese, ma a imprese che abbiano i connotati per poter, diciamo, che siano portatrici di innovazione tecnologica in ambito trasversale. Quindi, diciamo, andiamo dal mondo industrial, dal mondo dell'artificial intelligence, il mondo del biotech, il mondo energetico, il mondo del fintech. Diversi settori in cui l'innovazione, che usualmente è un'innovazione o di prodotto o di processo, possa essere sostenuta da questo fondo. È un fondo che interviene su round un pochino più maturi, anche se sempre, diciamo, Series A e Series B, ma con delle dimensioni anche un po' più rilevanti, nel senso che possiamo investire fino a 10 milioni per singola startup. Ovviamente sempre con un fine ultimo di ottenere quote di equity di minoranza, ma anche con un ruolo da lead investor. In questo caso il sostegno che diamo alle startup è comunque l'ingresso nel network di CDP Venture, la possibilità di sostenere programmi insieme, programmi di internazionalizzazione, di poter far parte, di poter avere, diciamo, l'accesso della startup a una rete di advisor, di network professionale che supporta anche nelle decisioni strategiche e così via. Scusi, sono in ritardo, forse l'intervento vado velocissimamente al fondo Corporate Venture Grazie. Partners. Il fondo Corporate Venture Partners è un fondo invece diciamo molto innovativo anche esso stesso come prodotto, in quanto è un fondo che vede la partecipazione tra i propri investitori di corporate, quindi grandi imprese che sono interessate a uno sviluppo, un'innovazione all'interno della loro filiera, e quindi va a investire in imprese, in startup innovative in alcuni ambiti settoriali in particolare nell'ambito energetico. Stiamo appunto, è il fondo, il comparto più grande che è partito all'interno di questo fondo Corporate Partners. Abbiamo il comparto service tech, quindi innovazione nel mondo fintech e insurtech. Abbiamo l'innovazione nel mondo delle infrastrutture e nel mondo dell'industria 4.0. È un fondo che opera più o meno con le logiche che ho appena descritto, con dei ticket di investimento fino a 7 milioni per singola startup. Questa, diciamo, la carrellata generale dei nostri fondi.
Grazie, grazie Francesca. In realtà mi sarebbe piaciuto chiederti anche un po' quella che è la tua view sul mercato del venture capital in Italia. Sei stata però così chiara e dettagliata e quindi se riesci a restare anche con un po' con noi fino alla fine, proviamo a passarti un'altra domanda dopo il prossimo intervento. L'intervento che segue adesso, che è quello di Antonio Romeo, il direttore di Dintec. La conoscete bene, supporta attraverso, diciamo, la sua attività la rete camerale, quindi le camere di commercio nel erogare quindi anche servizi alle imprese del territorio in tema di innovazione e digitalizzazione. Buon pomeriggio, dottor Romeo, grazie per essersi collegato con noi e un tema che abbiamo sicuramente toccato oggi, ma sul quale ci piacerebbe ritornare un po' con lei, è la relazione imprescindibile, forte tra innovazione digitale e sostenibilità, quando parliamo anche di rinnovamento del nostro sistema produttivo. Quindi ci aiuti a capire dal vostro angolo, quindi dalla prospettiva delle attività che fate, come le nostre imprese si stanno muovendo in questa direzione. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito, ringrazio Sace per questo interessantissimo evento, ho ascoltato tutte le relazioni con molto interesse e sono stati effettivamente presentati tantissimi interventi già oggi disponibili per le imprese per poter fare innovazione digitale e anche per coniugare questo binomio che con il mio intervento, con l'ausilio di alcune slide, proverò meglio a mettere in luce proprio tra innovazione e sostenibilità. Allora, intanto parto da una istantanea che è stata già ripresa in parte negli interventi precedenti, e cioè da quella che è la situazione del nostro paese riguardo al processo di digitalizzazione e soprattutto nei confronti con gli altri competitor europei. Il nostro paese si colloca in una posizione non particolarmente favorevole, non solo rispetto alla media europea, ma anche rispetto ai principali nostri competitor, Francia, Germania, Spagna. La parte di destra di questo grafico, di fatto, però, mette in luce un aspetto, direi, positivo che si determina negli ultimi anni e potremmo dire anche un po' in quello che è l'outlook, per la digitalizzazione del nostro paese, cioè, seppur ci collochiamo in una situazione di arretratezza, siamo, come abbiamo detto prima, ventesimi su ventisettesimi complessivamente, però tuttavia il nostro paese ha determinato negli ultimi anni delle performance piuttosto positive, almeno su alcuni degli indicatori, come quella della connettività, meno su altri, come si diceva soprattutto negli interventi precedenti, sul capitale umano. Se abbiamo un'Europa a più velocità, noi come sistema camerale, attraverso la rete dei nostri PID, fotografiamo in modo molto attento anche quella che è la digitalizzazione del sistema produttivo italiano. Allora, innanzitutto è interessante nella parte di sinistra di questo grafico evidenziare come la maturità digitale delle imprese, negli ultimi anni sia di fatto cresciuta. Quelli che noi chiamiamo esordienti o apprendisti digitali, cioè i primi step dei processi di digitalizzazione, si vanno via via riducendo nel corso degli anni. Tuttavia, rileviamo che ancora oggi sono circa un 45% le imprese che si collocano a questi livelli di digitalizzazione. Quindi, di fatto, sono imprese che potremmo definire di tipo analogico. L'aspetto più critico che tuttavia rileviamo con i nostri PID sono quelli che evidenzio qui come divari digitali. Ce ne sono diversi, ma tre sono nettamente quelli più marcati. Intanto c'è un primo divario che è di carattere settoriale, cioè le imprese di alcuni settori produttivi, in particolare quelle del settore dell'agricoltura, del settore del commercio, hanno una maturità digitale media che è nettamente più bassa. Noi la misuriamo nel 22% in meno rispetto a imprese del settore, ad esempio, manifatturiero, del settore industriale. Abbiamo poi degli ampi divari territoriali che noi rileviamo in una differenza di meno 10% nella maturità digitale delle imprese del Mezzogiorno rispetto a quelle del Centro-Nord. E
e poi infine abbiamo un divario significativo di carattere dimensionale. Questo è chiaramente legato alla caratterizzazione del nostro sistema produttivo, costituito soprattutto da micro e piccole imprese. Notiamo che questa tipologia di realtà produttive ha una maturità digitale che è di circa 30 punti percentuali in meno rispetto alle imprese medio-grandi. Allora è proprio su questi divari che interviene in modo significativo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo visto prima, nei diversi interventi che mi hanno preceduto, le tante iniziative che sono disponibili e anche, devo dire, le varie puntate a cui SACE sta organizzando in queste settimane mettono in luce diverse sfaccettature, tante possibili misure che sono a disposizione delle imprese. E oggi faccio solo qualche rapidissima sottolineatura su alcuni aspetti che ritengo di maggiore interesse per le imprese. Innanzitutto, proprio sulla misura 1, quella che lei richiamava in precedenza nella sua introduzione, sono disponibili tra PNRR e piano complementare, fondo complementare, ben 49 miliardi di euro, e di questi ben 24 miliardi e 8 sono le risorse per le imprese, quindi una fetta molto significativa che riguarda 6 ambiti di intervento che qui vedete sintetizzati. Di questi ambiti di intervento ritengo quello maggiormente interessante oggi per le imprese che ci stanno ascoltando è proprio Transizione 4.0. Perché questo? Perché è innanzitutto una misura che si presta molto bene alle piccole e alle microimprese che oggi sono in tante collegate e che stanno ascoltando questo nostro webinar. Ha addirittura per le piccole e per le microimprese delle soglie di aiuto che sono più significative rispetto alle altre misure. E poi soprattutto rappresenta, potremmo dire, il booster finanziario più importante dell'intera misura 1, sono oltre 18 miliardi di euro e sono tutti già disponibili, quindi le misure di transizione 4.0 sono già utili per e ammesse a disposizione per le imprese. Non entro nel dettaglio della misura, in parte la collega del Mise ha già fatto qualche veloce accenno nella sua scheda, faccio però qualche sottolineatura su quelli che sono i driver che è possibile traguardare con queste misure. Sono 4 prioritariamente. Il primo è un driver di carattere infrastrutturale e strumentale. La misura va a sostenere i processi di innovazione, di ammodernamento delle strumentazioni disponibili in azienda e lo fa in parte con, diciamo, finanziando strumentazioni tradizionali. Questa è una misura meno importante, meno significativa, anche perché termina, diciamo, i suoi effetti alla fine di quest'anno o in alcuni casi a metà del prossimo anno, mentre invece sono molto significativi gli interventi proprio su quelli che sono i beni cosiddetti 4.0, i beni interconnessi, materiali, ma soprattutto quelli immateriali. Perché c'è una novità dell'ultima ora, il DL Aiuti, pubblicato proprio il 17 maggio di questo mese, che innalza al 50% l'intensità di aiuto proprio per questa ultima tipologia di incentivo. C'è poi un secondo driver che riguarda la ricerca e lo sviluppo. Sappiamo quanto il nostro paese arranchi sul fronte della ricerca e dello sviluppo, soprattutto le nostre imprese non investono, investono molto poco, il PIL del nostro paese investito in ricerca e sviluppo è agli ultimi posti e siamo con distanze siderali rispetto ai nostri principali competitor, soprattutto rispetto alla Germania. E allora questa è una misura importante perché consente alle imprese anche di piccola e di micro dimensione di investire in ricerca e sviluppo, con una serie di elementi di attenzione che non abbiamo il tempo di richiamare, ma sono di fatto una perimetrazione degli interventi che deve fare riferimento a quello che è la definizione di ricerca e sviluppo che troviamo nel manuale di Frascati. Terzo driver, quello dell'innovazione. Innovazione che è sì tecnologica, ma anche un'innovazione green, un'innovazione digitale, è un'innovazione legata al design e all'ideazione estetica. E questo è già un primo elemento di collegamento tra i temi dell'innovazione e quelli della sostenibilità. E quarto, ma direi probabilmente elemento più interessante, è l'ambito della formazione 4.0, e cioè gli interventi che vanno a finanziare i processi di riqualificazione, quindi reskilling e upskilling del capitale umano delle nostre imprese. Molto interessante perché, innanzitutto, per la filosofia della misura, interviene sul capitale umano e quindi è sicuramente una misura che ha degli elementi di prospettiva interessantissimi per le nostre imprese. Ma dall'altro, anche qui il DL Aiuti innalza in modo significativo la misura, diciamo l'intensità della misura, al 70%
per le micro e per le piccole imprese. Quindi le tantissime imprese che oggi stanno ascoltando sanno che in questa misura c'è un'interessante possibilità di finanziamento dei processi di innovazione del capitale umano. Allora, transizione sostenibile, l'avete già trattato in una precedente puntata, quindi chiaramente non mi soffermo su questo, ma faccio solo qualche elemento di parallelo. Allora, anche qui booster finanziario importante, addirittura il primo in valore assoluto rispetto alle altre misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È una misura che, come sappiamo, subirà con buona probabilità, proprio in queste settimane la si sta ridiscutendo, quelle che sono, diciamo, gli interventi, aggiornandoli soprattutto al costo dell'energia, al costo delle materie prime, che sappiamo in questi mesi sta subendo delle variazioni particolarmente significative. Ci sono quattro componenti che intervengono nel finanziare la transizione ecologica, e una parte di questa, 5 miliardi e 15, sono specifiche per le imprese. Ma qual è l'elemento più interessante che non è presente in questa slide, ma che mi piace sottolineare soprattutto come elemento di collegamento con quello che ho detto in precedenza? È che le imprese devono poter cogliere in queste misure della transizione ecologica dei link, dei punti di collegamento con la transizione digitale fondamentali per lo sviluppo del nostro sistema produttivo, quelle che chiamiamo sostenibilità digitale o a volte dette anche transizioni gemelle, proprio a evidenziare che transizione digitale e transizione sostenibile sono due facce della stessa medaglia. Che cosa vuol dire questo concretamente per le imprese? Vuol dire che le tecnologie digitali possono essere utilizzate per fare economia circolare, per fare agricoltura sostenibile. Sappiamo per esempio quanto sia incrementati i costi dei fertilizzanti, quanto siano incrementati i costi del carburante in agricoltura. Questo ha uno degli impatti significativi sui bilanci delle nostre micro e piccole imprese agricole. Allora, quanto una tecnologia digitale come i big data, come l'analisi dei dati, quindi data analytics, o tante altre come l'IoT e quindi sistemi che tra loro sono interconnessi, consentono, diciamo, di ridurre il consumo di fertilizzanti, ridurre il consumo di energie. Quindi da un lato traguardare quelli che sono i target e gli obiettivi che il nostro paese ha in termini, diciamo, di economia circolare, di agricoltura sostenibile, di efficienza energetica in generale del nostro sistema produttivo, ma dall'altro soprattutto consentire alle imprese di fare risparmio, di fare efficienza e quindi di aumentare la marginalità e i propri profitti. Allora, mi piace a questo punto fare una considerazione che parte da dati che come Union Camera abbiamo effettuato in una survey molto recente sulle nostre imprese. A che punto siamo? Quanto le imprese conoscono queste misure? Le misure che oggi sono state, diciamo, presentate dai relatori che sono intervenuti a questo tavolo? Allora, devo dire che la risposta non è particolarmente interessante. Questo pone una luce molto importante su un evento come questo che oggi Sacha ha deciso di organizzare, cioè quanto sia fondamentale fare informazione alle imprese. Il 71% delle imprese ancora non si è attivato e non si è informato sulle misure disponibili. E come dicevo prima, quelle che ho velocemente presentato, cioè le misure di transizione 4.0, sono misure già disponibili con dei decalage importanti nei prossimi anni e in alcuni casi termineranno il loro effetto proprio alla fine di quest'anno o il prossimo anno. Allora è fondamentale intervenire soprattutto sulla fetta delle micro e delle piccole, perché se mediamente il 71% delle imprese non si è ancora attivato, se andiamo a guardare le imprese di minore dimensione, questa percentuale sale fino all'80%. Allora, cosa stiamo facendo noi come sistema camerale? Abbiamo costituito una rete di punti impresa digitali, dei punti che sono presenti presso tutte le camere di commercio, che offrono tanti servizi alle imprese per digitalizzarsi, e tra questi servizi soprattutto forniamo una serie di azioni infoformative importanti proprio per avvicinare le imprese ai processi di digitalizzazione. Oggi contiamo, in circa 4 anni di attività, 470.000 imprese, soprattutto imprese di piccola dimensione, che sono state affiancate dai nostri PID in interventi di varia natura, azioni infoformative, voucher per sostenere processi di innovazione digitale,
attività di assessment digitale per consentire agli imprenditori di conoscere la maturità digitale, fino ad arrivare ad azioni di orientamento e mentoring verso i centri maggiormente qualificati. A questo sito che qua ho riportato trovate maggiori informazioni che chiaramente oggi non possiamo, su cui non posso entrare nei dettagli. Allora, per chiudere, solo quattro sfide e opportunità che necessariamente dobbiamo tutti insieme traguardare. Il sistema camerale è stato inserito, come probabilmente sapete, dal DL Recovery tra i soggetti attuatori del piano nazionale di ripresa e resilienza. Allora ci sono una serie di sfide che insieme ai tanti attori che oggi sono seduti a questo tavolo virtuale dobbiamo necessariamente compiere per il sistema produttivo. La prima è una sfida informativa, lo dicevo prima, serve agire in un'azione importante di awareness. Noi rileviamo da nostre attività di survey che abbiamo condotto che nel 63,5% dei casi le imprese non innovano, non introducono attività di innovazione non tanto perché non hanno risorse disponibili, ma perché non hanno informazioni per farlo, non hanno le giuste notizie e informazioni per poter mettere a terra le risorse disponibili nel nostro paese. La seconda sfida di intervento è quella di creare reti. È fondamentale che attorno alle nostre imprese ci siano degli ecosistemi di prossimità, che in parte la rete camerale, in parte tutta la rete degli stakeholder che anche oggi sono presenti in questo webinar, possa effettivamente essere di riferimento per poterle sostenere nei processi di innovazione. Terza sfida è quella che dicevo prima, della sostenibilità digitale, cioè dobbiamo far capire alle imprese che queste due grandi misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, misura 1 digitalizzazione e misura 2 transizione ecologica, non sono due pezzi slegati, ma sono strettamente interrelate. È possibile, è fondamentale fare sostenibilità, transizione ecologica usando le tecnologie digitali, ma è anche importante che delle sfide nei processi di digitalizzazione vengano innestate delle logiche di sostenibilità. Quindi questi due processi devono essere strettamente interrelati e parti integranti della sfida dell'impresa. Quarto, ma direi probabilmente l'elemento principale, è la sfida delle competenze. Noi rileviamo come Union Camere che con il sistema informativo Excelsior sulle future assunzioni che faranno le imprese, che nei prossimi 5 anni il 38% della futura forza lavoro dovrà avere competenze digitali non di base, ma sulle tecnologie 4.0. Questo vuol dire che è fondamentale, da un lato, agire sulla filiera formativa, incentivando i sistemi di apprendistato, lavorando sulla certificazione delle competenze, facendo interventi massivi, ma dall'altro è chiaramente necessario intervenire sulle nostre imprese nei processi di upskilling e reskilling che riguardino da un lato il capitale umano, ma dall'altro anche i nostri manager. Grazie. Grazie dottor Romeo. Io non l'ho fatto nell'introdurre il suo intervento, ma credo che il lavoro che voi fate quotidianamente, lei ha citato molto velocemente all'inizio i PID, i punti impresa digitale delle Camere di Commercio, noi vi utilizziamo, come giusto che sia, un po' anche come bussola per capire un po' come un termometro per capire quello che è il livello di innovazione del nostro tessuto produttivo e anche quelli che sono i bisogni delle nostre imprese. Il suo intervento ha fatto in realtà molta chiarezza su un punto che noi continuiamo a ripetere, a ripeterci come un mantra: non si può fare innovazione se non si investe in sostenibilità e non si può parlare di digitalizzazione se non in una chiave di efficienza e quindi anche efficienza energetica, efficienza sostenibile. Quindi veramente sottoscrivo i suggerimenti preziosi che ha dato alle tantissime imprese che sono in ascolto, ma anche il messaggio che ci ha aiutato a rafforzare, e che investire in formazione vuol dire adottare delle tecnologie in azienda non per il puro scopo di farlo, di dotarsi di uno strumento più efficace, ma per cambiare un po' quella che è la cultura anche
aziendale in alcuni casi, quindi rendere i nostri processi produttivi e canali di vendita anche più efficienti e più sostenibili. Il riferimento all'agricoltura 4.0 è un altro aspetto importantissimo. Noi siamo leader in Italia in termini di export sulla meccanica strumentale e sappiamo bene quanto l'eccezionalità di alcune soluzioni italiane in chiave appunto sostenibile e digitale ci porta anche ad essere più competitivi sui mercati internazionali. Io la ringrazio, e come puoi immaginare tante domande in chat che nate un po' dalla ricchezza del suo intervento, do però un occhio all'orologio e quindi non gliele posso passare adesso direttamente, ma come già detto in precedenza avremo modo di condividerle con Dintec e farci dare un po' di spunti dal dottor Romeo anche nei prossimi giorni. Ultimo intervento conclusivo che di solito siete abituati a vederlo in apertura nei nostri webinar, questa volta gli abbiamo chiesto un po' di aiutarci a tirare le somme, a dettagliare anche un po' quella che è la sfida del nostro PNRR per le nostre imprese, anche con uno sguardo oltre confine, quindi in tema di internazionalizzazione, di competitività sui mercati internazionali, anche attrazione di investimenti diretti esteri in Italia. Do il benvenuto ad Alessandro Terzulli, Chief Economist di SACE. Buon pomeriggio Alessandro, grazie per essere rimasto collegato con noi fino adesso, eri con noi dall'inizio, quindi avrai ascoltato tutta questa carrellata di informazioni, di contenuti, questa chiacchierata ricca di spunti. Quindi aiutaci un po' a tirare un po' le somme, come dicevo, anche con un occhio all'internazionalizzazione e alla leva dell'export, che un po', come dire, traina la ripresa e la nostra crescita economica. Sì, grazie Mariangela e buon pomeriggio a tutti. Insomma, io cercherò di essere, non so se si veda bene il video, spero di sì. Spero che possiate sentirmi e vedermi bene. E niente, ecco, appunto, cercherò di essere relativamente sintetico. Vorrei provare, insomma, come dicevi tu, appunto, a unire alcuni punti che sono emersi nel corso di questa, insomma, discussione oggi. Ecco, in particolare, insomma, all'inizio, insomma, quando ci si è soffermati soprattutto sul digitale, sull'Italia digitale del 2026, è emerso in modo molto chiaro appunto come il digitale sia un abilitatore trasversale, no? Quindi non solo importante per gli investimenti che direttamente nel digitale si faranno, ma per l'importanza che questi investimenti attraverso il digitale abiliteranno sostanzialmente efficienza, produttività, questi sono stati proprio i termini utilizzati dal dottor Artesi, in diversi, insomma, campi sui quali noi dobbiamo colmare sostanzialmente dei gap, delle lacune di tipo strutturale, in particolare, insomma, la giustizia, il campo delle imprese, quello della sanità, insomma, per citare i più importanti. E allora è chiaro come qui sostanzialmente attraverso la produttività e l'efficienza andiamo a smuovere la leva della competitività ed è chiaro come, anche se chiaramente il riferimento preciso e diretto non c'è stato, questo vada a parlare direttamente con l'internazionalizzazione, sia essa di carattere più passivo, sia l'export, oppure di carattere, diciamo, più attiva con dei processi più evoluti. Sono stati poi toccati sostanzialmente, è stata poi toccata l'importanza dei contratti di sviluppo, di sicuro uno strumento che già abbiamo, ma in chiave, insomma, PNRR con delle risorse aggiuntive, no? In particolare, quindi, cito il passaggio sulla competitività e la resilienza delle filiere produttive, con 750 milioni, anche se ecco poi Invitalia insomma ci è andata ad aggiungere che i miliardi di risorse aggiuntive sui contratti di sviluppo in generale, quindi non solo su questa area qui della competitività e la resilienza delle filiere produttive, sono circa insomma 2 miliardi. Interessante notare, ecco, questo è stato citato in modo abbastanza dettagliato, che le filiere, innanzitutto il ragionamento quindi di filiera e non solo più semplicemente a livello settoriale, che chiaramente è fondamentale, ma poi come il 60% quindi le risorse debbano andare a settori specificamente individuati, no? L'agroalimentare,
alimentare, il design, la moda, l'abbigliamento, l'arredamento e così via. Quindi tutta una serie di settori del made in Italy tradizionali, ma anche alcuni settori che, pur non essendo proprio chiave o di specializzazione del nostro made in Italy, come ad esempio la farmaceutica, sono stati dei settori molto promettenti in questi ultimi anni, e non solo per un tema chiaramente legato al Covid, e che quindi qui sono citati. Ecco, un parallelo molto interessante da fare è che la maggior parte di questi settori che qui vengono considerati sono gli stessi praticamente, in una logica quasi uno a uno, seppure con delle minime differenze, dei settori che sono indicati come prioritari, o perlomeno lo sono stati nella cabina di regia nel 2020, poi questo nell'esercizio del 2021 non è stato ripetuto, ma i settori prioritari rimangono quelli, appunto i settori prioritari per l'internazionalizzazione delle imprese italiane e diciamo ritenuti prioritari nell'ambito della cabina di regia per l'internazionalizzazione, a cui partecipano chiaramente sotto la guida del MAECI poi un po' tutti gli attori che sostanzialmente supportano le imprese italiane, quindi incluso SACE, nei processi di internazionalizzazione. È chiaro come chiaramente sia stato anche evidenziato il focus sulle PMI, e sappiamo anche come questo focus abbia una valenza molto importante nei processi di internazionalizzazione, anzi in particolare nei processi di internazionalizzazione in cui a volte la dimensione può costituire un limite. Nei processi di internazionalizzazione ci sono dei costi cosiddetti sunk, cioè irrecuperabili, fissi, che chiaramente spalmati su dimensioni più piccoli diventano sostanzialmente particolarmente importanti, ed è quindi molto poi importante che questi fondi, queste risorse vengano orientate alle PMI, non direttamente chiaramente sui processi di internazionalizzazione, ma chiaramente di nuovo andando a muovere la leva della competitività, agiscono positivamente e producono positivamente anche effetti sull'internazionalizzazione. Beh, startup chiaramente innovative, quindi non c'è bisogno di aggiungere molti commenti, nel senso in cui nella misura in cui saremo in grado di produrne di più sostanzialmente e migliori in futuro, come questa sia una leva importante per l'internazionalizzazione. E da ultimo, insomma, volevo riallacciarmi anche a tutti i discorsi fatti in ambito formazione, in particolare da Unicamere, reskilling, upskilling, dove questo è importante e dove si possa questo anche ricollegare a tutti i temi del capitale umano fatti proprio nel primo intervento. Lì il riferimento al capitale umano era soprattutto nell'ambito delle competenze digitali e nell'ambito di ciò che viene rilevato dal DESI, ahimè purtroppo insomma nel nostro caso siamo un pochino indietro, però questo ecco ci fa vedere come il capitale umano diventi, no, una leva fondamentale. Allora, sperando ecco di essere riuscito bene a collegare un po' questi punti tra di loro, facendo un po' la sintesi micro di quanto emerso dai lavori di oggi, vorrei in conclusione, senza attardarmi oltre, richiamare un po' un esercizio un pochino più macro che noi abbiamo condotto in occasione della presentazione del nostro rapporto Expo lo scorso anno. Questo esercizio ecco, rileva proprio per far capire appunto come poi questi meccanismi insomma micro a livello macro smuovano insomma la variabile della produttività, soprattutto quella totale sostanzialmente dei fattori attraverso la digitalizzazione sostanzialmente e anche altre misure chiave, e come quindi vadano ad innalzare, perché poi è questa la logica fondamentale del PNRR italiano e la logica fondamentale insita nei fondi del Next Gen EU messi a disposizione appunto a livello europeo, cioè quello di andare in un orizzonte chiaramente di medio lungo termine, ciò non può avvenire strettamente nel breve, di andare a innalzare il potenziale di crescita della nostra economia andando a risolverne le questioni strutturali più importanti. Quindi c'è un tema di risorse, i numeri sono ben noti a tutti, i famosi 191,5 miliardi più i 30,6 accessori, insomma dai fondi complementari che vi sono stati aggiunti. Oggi chiaramente ci siamo concentrati su una fetta di queste, i 49,5 miliardi in particolare che venivano ricollegati alla misura 1. Ebbene, ecco qui una prima cosa da notare è che chiaramente la mole delle risorse è importante, è fondamentale, una parte è fondo perduto, una parte diciamo prestiti di natura agevolata, che chiaramente sono debito poi per il nostro paese, però è importante notare come questo effetto che noi potremmo avere sull'innalzare il potenziale di crescita e quindi sul cercare di avere in modo permanente per gli anni futuri, quindi con un orizzonte da 2026 in poi, una crescita superiore a quella dell'ultimo ventennio, che è stata una crescita del fondo
talmente arrissagnata nel vostro paese. Ecco, l'alchimia del tutto funziona se c'è una combinazione di investimenti con delle risorse importanti, e oggi ne sono state citate di diverso tipo, a livello più o meno disaggregato, con ovviamente delle riforme no, fondamentali. Sappiamo che si sta per cercare di traguardare entro fine maggio la riforma sulla concorrenza, l'importanza della riforma della giustizia. Ci sono chiaramente delle riforme importanti, pensiamo anche a quelle, le semplificazioni chiaramente amministrative, che poi anche questa, no, in chiave abilitativa, deve andare a semplificare la messa a terra di questo ingente piano chiaramente di investimenti, per poter al meglio cogliere i benefici, appunto, che poc'anzi menzionavo sulla crescita di medio lungo termine del nostro paese. Ecco, se tutto questo funziona, io vi dicevo, noi abbiamo condotto un esercizio lo scorso settembre, ve lo voglio ripetere in modo dettagliato, però dove l'idea era di dire, si muovono insomma tutta una serie di leve, tra cui la qualità delle nostre istituzioni, l'innalzamento del capitale umano, che oggi è stato toccato chiaramente diverse volte, con effetti sulla crescita di lungo periodo, la partecipazione femminile al mercato del lavoro. Ecco, non è stata toccata oggi così direttamente, però dei riferimenti molto importanti ci sono stati, in particolare da parte del MISE sulle imprese femminili, il fondo Impresa Donna, che tu stessa, Mariangela, hai ritoccato poi in una delle domande, fino poi ad arrivare ai benefici, che sostanzialmente il mantenere l'impegno e le scadenze su questo programma, che sicuramente è sfidante di investimenti e riforme, potrebbe portarci in termini di minore costo del debito pubblico, no? Il famoso sostanzialmente spread da 10 anni tra Italia e Bund. Ebbene, se tutte queste misure, noi cerchiamo di quantificarle, cosa che abbiamo provato a fare appunto in un esercizio dello scorso autunno, basandoci su dei dati di Oxford Economics, è chiaro allora che si passa in termini positivi il generare un impatto in termini di produttività, in termini di competitività, e questo non può che non avere effetti positivi anche sulle esportazioni italiane. In particolare, lì chiaramente il quadro macroeconomico era diverso, non si poteva scontare lo scorso settembre lo scoppio di un conflitto russo-ucraina come quello che stiamo vivendo adesso, però l'idea lì era che in uno scenario, diciamo, che contemplasse tutto questo rispetto a uno scenario più base, alla fine dell'esercizio, in particolare nel nostro caso era nel 2025, le esportazioni italiane di beni in valore risultavano del 3,5% superiori a quello di uno scenario base, ossia in un'assenza di misure di questo tipo. Insomma, un dato questo da non sottovalutare, e soprattutto da non sottovalutare alla luce del fatto che questo è un risultato forse di tipo più indiretto, perché se noi andiamo a vedere la crescita relativamente piatta degli ultimi 20 anni in Italia, di sicuro questo non è stato un problema di domanda estera. Le esportazioni hanno trainato, anzi hanno tenuto anche negli anni più difficili, quindi è chiaro che il programma è volto a incentivare gli investimenti, la domanda interna, con tutti quindi gli impatti che questo può avere pure sui consumi privati. Però ecco, è importante anche sottolineare che nella misura in cui agiamo sulla competitività, e in particolare quella di prezzo, che è un tema importante per le nostre imprese, questo si riflette sostanzialmente sull'export con dei numeri. Un ultimo punto che tu hai toccato, e concludo, Mariangela, è chiaramente nella misura in cui quindi miglioriamo la qualità delle nostre istituzioni, il nostro capitale umano, facciamo queste cose qui, migliora in generale quello che viene definito il business climate, il business environment del nostro paese, no? Da questo punto di vista chiaramente questa può essere una leva anche per l'attrazione degli investimenti esteri. Sicuramente insomma un tema molto dibattuto, un tema sul quale abbiamo un potenziale ulteriore da sfruttare. Io mi fermerei qui a beneficio del tempo, poi se c'è qualche domanda, grazie. Volentieri. Grazie Alessandro, perché un po' questo effetto domino che ci hai raccontato, no? Dall'implementazione effettiva delle riforme previste dal PNRR, si spera che si rifletti sul rafforzamento del nostro sistema produttivo e quindi anche sulla competitività del sistema Italia sui mercati esteri e quindi in termini di internazionalizzazione. Quindi grazie per averci anche aiutato a ricongiungere un po' i punti rispetto a quello che ci siamo detti oggi. Siamo fuori tempo massimo,
sarebbe piaciuto chiederti anche un po' un inciso su quello che è il ruolo di SACE in questo momento e anche in termini proprio di accompagnamento alle imprese in questo processo che non riguarda più soltanto i mercati internazionali vissuti quasi come una realtà a sé stante, ma che riguarda crescita sul mercato domestico e crescita sul mercato internazionale. Lo hai già fatto in altri contesti, quindi magari veramente ti chiederei in maniera telegrafica di raccontarci due punti. Alle tue spalle vedevamo la mappa dei rischi 2022, che credo sia un po' uno strumento che molte delle imprese in ascolto conoscono già e quindi sanno già un po' anche il ruolo di SACE nel fare un po' da bussola sui mercati internazionali. Quindi veramente sì, una veramente, veramente telegrafici, sì, in modo veramente insomma telegrafico. Oggi sono stati toccati anche alcuni punti che nella mia sintesi non ho riportati, non relativi alla mobilità sostenibile. Si è parlato chiaramente di bus elettrici, tutto ciò che è mobilità sostenibile rientra nella parte più transizione ecologica, cosiddetta green del PNRR, a cui ricordiamo sono i programmi dedicano il 37% della spesa. In particolare l'Italia nel suo programma insomma include una buona parte di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Ecco, qui mi piace fare un collegamento su ciò che SACE può fare, ma quanto in effetti già sta facendo. Attraverso il decreto semplificazioni di luglio del 2000 SACE è stato consentito di emettere sostanzialmente delle garanzie sul conto dello Stato per facilitare sostanzialmente progetti di natura green, cioè ossia che si parlino con la tassonomia europea, che chiaramente abbiano dei chiari obiettivi di raggiungimento in termini sostanzialmente di contenimento delle emissioni, economia circolare e così via. Ecco, mi piace dire che nell'ambito di tutta una serie di progetti PNRR, in particolare nel settore ferroviario, quindi nell'elettrificazione, nella mobilità sostenibile, nell'ambito del green, siamo già intervenuti con interventi significativi, non tanto per il maggior finanziamento, perché questi programmi sono finanziati dal PNRR, ma a supporto dell'emissione delle fideiussioni, perché chiaramente in questi progetti qui i soggetti aggiudicatari devono, a seconda della fase di vita del progetto, emettere i cosiddetti bid bond, pure le garanzie sull'anticipo dei pagamenti, l'advance payment bond, le garanzie sul performance e così via. E noi di concerto, a volte col sistema bancario, a volte anche con quello assicurativo, stiamo appunto agendo insomma, per far sì che a valere su questo fondo, su questa operatività green, possiamo supportare le imprese attraverso l'emissione di queste fiducie. Grazie, grazie Alessandro. Anche nel tuo caso molte delle domande arrivate in chat te le passeremo nei prossimi giorni e le invieremo insieme ai materiali di questo incontro, di questa chiacchierata di oggi. Io ringrazio Alessandro Terzulli, Luca Artesi, Anna Maria Fontana, Paolo Pratico, Francesca Gennaro, Antonio Romeo, quindi veramente questa volta come le altre un parterre molto ricco. Ringrazio le tante aziende collegate con noi, sono rimaste collegate tantissime con noi anche fino ad ora. Vi do appuntamento alla prossima tappa di Officine PNRR, che è il 15 giugno. Parleremo e approfondiremo il tema della diversity and inclusion, quindi parleremo di impatti anche sulle nostre imprese, sul nostro sistema produttivo, di temi che abbiamo toccato anche oggi, ma che ci stanno particolarmente a cuore, che riguardano appunto l'inclusione a 360 gradi. Grazie ancora ai nostri relatori, grazie per essere rimasti collegati con noi e ci vediamo il 15 giugno. Buonasera.